oggi, per le nostre ispirazioni, voglio farvi vedere un segnalibro molto semplice e veloce da fare. Per esempio, qui c'è un libro, voglio segnare una pagina e, come potete vedere, qui c'è questo semplice segnalibro che si stacca con facilità e che poi vedremo qui ha del pizzo, ha un piccolo Swarovski, la musica, e anche dietro è nello stesso modo. Come vedete si inserisce con molta facilità, semplicemente così. Lo stesso vale per l'agenda. Se ho un punto particolare che voglio segnare, ecco qui. Prendete un cartoncino abbastanza resistente e ne tagliate un pezzo da 7 cm per 18. Otterrete un cartoncino lungo così, ok? Che piegherete a metà in questo modo. Cercate la metà e attaccate una piccola graffetta. Io l'ho scelta rosa perché ho scelto questa aria un po' di primavera per questo segnalibro. Poi pigliate un altro cartoncino o un'immagine anche più leggera, questa io l'ho fatta col jelly plate, e tagliate in misura più piccola, quindi più o meno 6 cm per, ricordate che dovete sempre stare in doppio, per più o meno 14, e ottenete questo. Questo cartoncino piegato in maniera semplice. Poi lo prendete e semplicemente lo appoggiate sull'altro, sopra la graffetta. Prima di incollarlo ci sono altre due operazioni che possiamo fare. Scegliete un altro piccolo cartoncino, io ho deciso di usare questo con lo smerlo solo da una parte, che andrete a mettere sopra in questo modo, ma questa è una scelta mia decorativa, poi potete fare anche in una maniera diversa. La cosa che vi consiglio di fare è, con l'apposito tampone e l'inchiostro, oppure passando sull'inchiostro, sporcare i bordi in questo modo. Perché gli dà un po' più di risalto. Ok? Così. E ancora lo possiamo fare anche con questo. Ora possiamo procedere all'incollaggio. Per l'incollaggio potete usare il 3D Matte Gel, la colla vinilica liquida, oppure semplicemente la classica colla stick. Io uso sempre una carta, sia per, vedete, che poi tengo anche per gessare, in modo da essere da non sporcare il piano sotto. Abbiamo posizionato la graffetta in questo modo. Adesso procedo prima, e qui userò la colla stick, procedo prima per questo, che piazzo qui
nel centrale controllo che sia ben centrato 1 e 1 2 adesso posso usare la colla stick anche per questo volendo e per essere sicura che tenga la glue liquida, la colla liquida, un pochino, non tanto, e il cartoncino, quello con la graffetta, mi assicuro che sia centrato bene e lo spingo bene in avanti e lo chiudo. Adesso non mi resta che decorare il mio segnalibro. Il segnalibro finito. Ho messo queste due figure primaverili. In realtà sono degli adesivi trasparenti, ma avendo un fondo disegnato non si sarebbero visti. Quindi ho mantenuto il bianco sotto che ho evidenziato come sempre col timbro marroncino con l'inchiostro. Dietro ho messo una piccola busta fermata da un washi tape e ho scritto una frase che nel mio caso è sorridi, ma ognuno di voi ovviamente potrà mettere la frase che preferisce. Ovviamente anche gli abbellimenti sono soggettivi. Quindi li vediamo insieme. Ecco qua i nostri segnalibri. Tre stili diversi, stessa tecnica. Spero che vi siate divertiti a vedere anche com'è semplice farli, quanta fantasia possiamo utilizzare per preparare in maniera semplice e veloce segnalibri che poi ci aiutano a ritrovare ovviamente le pagine che ci interessano. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo la prossima settimana con un'altra ispirazione. E ora lascio lo spazio al tutorial di Marta. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao e ben ritrovate all'appuntamento del martedì con la Mixed Art. Per la pagina delle ispirazioni, oggi vi faccio vedere come fare questo. È sempre un fermapagina, ma rotondo questa volta ed è veramente carinissimo perché lo si può usare così oppure così. Quindi doppio uso. Vediamo come si fa? Prima di iniziare mi sono preparata il mio spazio con la piantina, la fittonia, che è sempre qui nella mia stanza, il gufo, un cristallo e un fiorellino che ho fatto io con un pezzetto di tessuto. E adesso partiamo. Vi servono dei cerchi di cartone. Io li ho ricavati da vecchie scatole oppure dai cereali, scatole di cereali, quello che avete a disposizione. L'importante è che siano un pochino resistenti. Eventualmente, come ho fatto io, dopo vi faccio vedere, ho ricoperto i cartoni, i cerchi, o dipingendoli, come in questo caso, oppure con della carta colorata. Come in questo caso della carta, e poi ci ho dipinto sopra, ci ho disegnato sopra. Per creare questo cerchio ho usato i Magical, questi pigmenti che a me piacciono molto, lo sapete, li uso tantissimo perché permettono semplicemente spruzzando con, io uso questo pennello a ventaglio, spruzzo. Anzi, più che spruzzare, prendo un po' del pigmento con il pennello e lo spruzzo
semplicemente un picchietto finché cada il pigmento. In questo modo, con l'acqua, ecco cosa succede. L'effetto è veramente bellissimo e vi potete sbizzarrire con un sacco di colori. Questo era già colorato, però era per farvi vedere cosa si può ottenere usando pigmento e acqua. Qui ho usato lo spray, per esempio, questo è il Pearl della Jeda. Ho spruzzato e poi, usando questa parte che è ancora bagnata, ho fatto. Ed è così che si ottengono queste trasformazioni, queste variazioni di colore. Preparatevi un po' di cerchi di varie misure in modo da poter ottenere questo effetto, uno più grande, uno più piccolo. Io ho usato questo, poi ne voglio fare uno così che è un pochino più piccolo di questo, in modo da avere qualche misura. Ritagliatevi dei pezzetti, non so, di una frase che volete aggiungere, pezzetti di giornale. Questo, per esempio, l'ho ritagliato, quello che vi ho fatto vedere prima, l'ho ritagliato da una rivista e poi ci incollerò sopra questo in modo tale che sia un altro cartoncino, in modo che sia più resistente. Questo è già bello resistente. Dopodiché avete bisogno le clips, in modo da potervi permettere di inserirli all'interno delle pagine. Questa è doppia perché? Perché ha la clip dietro, ma è inserita anche all'interno e l'ho incollata qui in modo tale che mi permette di avere una doppia funzione. La posso inserire così, quindi su un foglio unico, ma posso anche permettermi di inserire qualcosa dentro così. Se per esempio ho un foglio, un appunto, mi fa il doppio effetto. Questo abbiamo terminato, l'abbiamo spruzzato, magari ci posso aggiungere qualche timbro. L'ho timbrato un po', ho aggiunto qualche timbro, quello che volete. Prima di aggiungere la clip, incollo. Mi sono ritagliata questa parola, la figura me la sono disegnata e anche qua ritagliata vado a incollarla. Terminato l'abbellimento sul cerchio, inserisco la clip sull'altro cerchio vuoto, incollo, aggiungo la colla e vado a posizionare sopra. Deve diventare così. Uso la cicolla per mantenere meglio, in modo che si fissi bene. Fate attenzione a dove mettete la clip e a dove posizionate l'altro disco, l'altro cerchio. Prestate bene attenzione. E adesso lasciate asciugare. Siamo a questo punto, la clip è qua. Adesso la clip la vado a mettere, la inserisco così, a cavallo di quell'altra più grande, quell'altro cerchio più grande, e aggiungo appena appena un goccino di acicolla solamente su questo punto, ma proprio una goccina, in modo tale che sta fermo. Esattamente così e posso inserire, come vi ho fatto vedere qua, posso inserire sia qua sotto che sulla pagina. Diamo un tocco con il distress tutto intorno, che lo rende decisamente più bello. Ecco pronto un altro segnapagina e un altro ancora.
Potete sbizzarrirvi a creare questi segnapagina o segnalibri perché sono facili da fare e divertentissimi. Mi auguro che queste ispirazioni stimolino la vostra creatività. Grazie per essere rimasti con me e aver guardato questo video. Vi do appuntamento alla settimana prossima. Iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao!